Io invito i miei colleghi a fare questo gesto simbolico e a toglierci le fasce e a metterle sul tavolo, proprio perché noi siamo disposti a fare anche dei gesti estremi per far sì che le nostre istanze vengano considerate. Milo oggi diventa punto di riferimento per le comunità più colpite dal rifiuto di Cenere. Oggi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa per gridare con forza il disagio delle nostre comunità che sono continuamente vessate da questa ricaduta di sabbia. Abbiamo voluto invitare anche il tessuto economico e sociale, infatti sono presenti associazioni di categoria, associazioni di produttori, associazioni di consumatori e sindacati proprio perché vogliamo esprimere e farci portavoce del disagio dell'intera comunità, vista dal punto di vista anche sociale ed economico, perché così non si può più andare avanti. Le nostre comunità sono continuamente soggette a effettuare gli interventi di pulitura dei tetti, gli enti locali sono costretti a investire delle somme che di fatto non hanno nei bilanci, quindi rischiano il dissesto. Noi chiediamo con forza alle istituzioni regionali e nazionali di trovare delle soluzioni che riescono a risolvere il problema in maniera definitiva. Così non si può più andare avanti. Noi vogliamo farci portavoce delle istanze dei cittadini e del tessuto produttivo di queste nostre comunità. Giarre ha un'estensione urbana particolarmente estesa, tantissime scuole, tanti edifici pubblici. E questo chiaramente aggrava una situazione già di per sé non governabile con le nostre sole forze. 50.000 tonnellate di cenere raccolta, da raccogliere ancora in parte, stoccate in luoghi che non possono più ricevere neanche un grammo più di cenere. Noi non sappiamo dove portarla questa cenere, solo si è parlato di tanti progetti, ma in concreto non abbiamo visto nulla. C'è una legge che dice da una parte che si può dichiarare lo stato di emergenza, la regione lo chiede, lo Stato dice che non ci sono i presupposti, ma oltre 2 mesi fa avevamo chiesto di intervenire sul legislatore perché emanasse un emendamento, una leggina, una norma, qualcosa che chiarisse che questa situazione non è più ordinaria e va gestita come emergenza. Nulla ad oggi abbiamo avuto. Le risorse economiche, sapete, sono minime, le imprese, alcune danneggiate direttamente dalla caduta, altre indirettamente, così come i privati che devono ripulire continuamente i tetti e quindi questo è un aggravio economico. Nell'anno dove si è parlato di Covid e si davano aiuti, le famiglie si sono impoverite e nessuno se ne accorge. Qui altro che emergenza, qui secondo me c'è gente che al più comincia a sentire un disagio. Ma non un disagio i cittadini vivono l'emergenza. Io parlo delle istituzioni superiori, di quelle che dovrebbero per l'appunto essere insieme a noi sul terreno, sul campo, ma io credo che molti neanche hanno percezione di che cosa significa convivere per mesi con questa situazione, pulire e risporcare, pulire e risporcare. E fino a un certo punto l'abbiamo potuto fare. Adesso, ripeto, dopo che togliamo la cenere, dove la portiamo? Cosa ne facciamo? Il nostro quindi oggi è un appello, ma è anche una protesta plateale, e in questo momento si limita ad essere un gesto simbolico, ma io credo che qualora non si prenda coscienza che vi ho fatto una norma che regoli proprio per il futuro questa situazione, noi veramente dovremmo intraprendere azioni ancora più decise e radicali. L'impegno a cui i comuni sono chiamati è estremamente gravoso e più grande delle capacità che forniscono i nostri bilanci. In pari modo i privati e le attività produttive sono colpite ed al momento lasciate abbandonate. La regione ha stanziato solo 1 milione che è servito e sfumato con i primissimi interventi, poiché il fenomeno dura dalla fine di febbraio, e il governo nazionale si è limitato a dichiarare uno stato di mobilitazione che è cessato l'1 giugno. Sicché per tutti gli interventi dal 2 giugno in poi, che sono la maggior parte, circa i 2/3, non c'è al momento copertura economica. Gli enti locali sono chiamati a contrarre debiti che non potranno onorare e le persone sono lasciate sole con i loro problemi. Oggi abbiamo messo all'evidenza di tutti questa situazione e siamo pronti a proteste estreme, perché non è un tema su cui la politica regionale e nazionale possono continuare a disimpegnarsi come hanno fatto finora. È vero che in alcuni comuni il Dipartimento regionale è intervenuto in proprio, ma ad esempio nel mio, a Santa Venerina, non ha raccolto neanche 100 grammi di sabbia.
La situazione che stiamo vivendo a Sant'Alfio a causa dell'emergenza e della ricaduta della cenere è una situazione piuttosto seria e complicata. Abbiamo ormai le strade piene di cumuli di cenere, abbiamo due siti di stoccaggio che contengono migliaia e migliaia di tonnellate di cenere e lapilli. Abbiamo ormai tutti i tetti delle abitazioni, sia private sia degli edifici pubblici, che sono pieni di cenere, e già con le prime piogge abbiamo avuto le prime conseguenze serie, perché sono successe infiltrazioni, allagamenti di aule scolastiche, dell'edificio comunale, del museo d'arte contemporanea. Insomma, siamo in una situazione che non può più protrarsi oltre, abbiamo bisogno di aiuto, e l'incontro di oggi è rivolto proprio a questo, a chiedere un intervento forte a livello sia delle istituzioni regionali che di quello nazionale. Bene così? Oggi lanciamo un vero e proprio grido d'allarme a nome delle nostre comunità, che da febbraio a oggi sono stati colpiti da più di 50 fenomeni parossistici dell'Etna. Soprattutto noi sindaci di Zafferana, Milo, Santa Venerina, Giarre e Sant'Alfio siamo i rappresentanti delle comunità più colpiti da questi fenomeni, che da febbraio ad oggi hanno messo a dura prova non solo le casse dei nostri comuni, ma le nostre popolazioni. È necessario, col grido d'allarme che alziamo oggi, che le istituzioni in qualsiasi ordine e grado si uniscono a noi per fronteggiare questa emergenza. Noi siamo popoli dell'Etna e siamo abituati a questi fenomeni, ma l'eccezionalità, il ripetersi di questi fenomeni è qualcosa di ben diverso, che deve essere preso in considerazione in maniera seria e incisiva dal governo regionale e dal governo nazionale.